In questi video vediamo un po' di storia della fisica dell'atomo, cominciando dal modello atomico di Thomson. Vediamo qua J.J. Thomson. Thomson immaginò un atomo costituito da un volume sferico pieno di carica positiva con gli elettroni che oscillavano di moto armonico al suo interno. Poi il modello di Thomson si rivelò inadeguato, poi vedremo meglio perché, e fu sostituito dal modello planetario di Rutherford, dove la carica positiva è tutta concentrata in un piccolo volume che è il nucleo dell'atomo, mentre invece gli elettroni ruotano intorno al nucleo. Ma anche l'atomo di Rutherford del 1911 entrò in crisi, poi vedremo meglio per quali motivi, e quindi intervenne Bohr a quantizzare l'atomo di Rutherford. Vediamo qui Rutherford e alcune immagini di Bohr. Vediamo adesso quale fu l'esperimento che mise in crisi il modello atomico di Thomson a favore di quello di Rutherford. Fu proprio il famoso esperimento di Rutherford con le particelle alfa, che sono nuclei di elio di carica positiva che venivano mandate contro una sottile lamina d'oro. La stragrande maggioranza di queste particelle alfa attraversavano la lamina sottile e andavano sullo schermo non deflesse oppure pochissimo deflesse, ma molto raramente c'erano anche particelle alfa che venivano deflesse ad angoli più grandi. Addirittura ce n'erano anche alcune rarissime che venivano rimbalzate all'indietro, fino addirittura al rimbalzo di 180 gradi, lasciando su questo schermo fluorescente le loro tracce. Questo comportamento non poteva essere spiegato dall'atomo di Thomson, che avendo una carica positiva distribuita in tutto il volume dell'atomo, non avrebbe mai potuto esercitare una forza repulsiva così intensa sulle particelle alfa da farle tornare indietro o da defletterle a grandi angoli. Come si vede in questa immagine, le particelle alfa dovevano passare quasi tutte indisturbate o al limite con piccole deviazioni. Il motivo è che la carica positiva dell'atomo non era abbastanza concentrata in un volume piccolo. Per avere invece rimbalzi anche all'indietro o a grandi angoli era necessario che questa carica positiva non fosse distribuita su tutto il volume dell'atomo, ma in un volume molto più ristretto. Il volume dell'atomo più o meno è l'angstrom, cioè 10 alla meno 10 metri, le dimensioni lineari tipo il raggio, mentre invece servivano dimensioni lineari molto più piccole dove la carica positiva doveva essere concentrata, quindi un nucleo di dimensioni circa 100.000 volte minore, quindi 10 alla meno 15 metri, quello che si chiama il Fermi. Infatti solo concentrazioni così dense di carica positiva avrebbero permesso dei rimbalzi all'indietro delle particelle alfa. Qui vediamo la stessa immagine, colorato in verde c'è la carica positiva che nell'atomo di Thomson riempie l'intero atomo, diciamo 10 alla meno 10 metri, dimensioni lineari, ma in questo modo le particelle alfa proseguono praticamente indisturbate, perché la carica positiva non è abbastanza concentrata nello spazio. Deve essere molto più concentrata per poter rimbalzare indietro le particelle alfa, quindi la carica positiva deve stare in un nucleo che è circa 100.000 volte più piccolo delle dimensioni atomiche. Gli elettroni quindi non stanno più dentro la carica positiva, ma ruotano intorno al nucleo positivo. Qui vediamo Rutherford nel suo laboratorio con il suo esperimento e qua vediamo le particelle alfa che vengono inviate contro questa sottile lamina d'oro. Qui è vista di profilo. Vediamo che la maggior parte delle particelle alfa va dritta o quasi, quindi con piccole deflessioni, perché passa abbastanza lontana dai vari nuclei atomici. Poi ogni tanto, molto raramente, c'è qualche particella alfa come questa che ha la sfortuna di beccare in pieno un nucleo, sfortuna perché il nucleo è molto piccolo, quindi la maggior parte delle particelle alfa non becca nuclei, ma questa invece becca il nucleo quasi in pieno e viene deflessa praticamente all'indietro. Lo stesso quest'altra sfortunata particella alfa che becca sulla sua strada precisamente un nucleo e la rimbalza all'indietro.
Questa figura che si vede male indica la stessa cosa, qualche particella alfa becca il nucleo, torna indietro, ma la maggior parte vengono deflesse a piccoli angoli o addirittura non vengono deflesse per niente. Da cosa dipende se una particella alfa viene deviata ad angoli più o meno grandi? Dipende da quanto lontana passa dal nucleo. Qua vediamo per esempio una particella alfa che passa abbastanza lontana dal nucleo e viene deviata poco. Quest'altra particella alfa passa più vicina al nucleo e viene deviata ad un angolo maggiore. Con calcoli abbastanza complessi si può anche studiare la deviazione che subisce la particella alfa, quindi l'angolo teta, in funzione del parametro d'impatto o parametro d'urto B, che sarebbe la distanza tra la traiettoria iniziale della particella rispetto al nucleo. Per esempio una particella alfa che arriva perfettamente allineata contro il nucleo ha parametro d'impatto pari a zero. Quindi in definitiva il modello atomico di Thomson viene sostituito dal modello planetario di Rutherford. Planetario perché gli elettroni si comportano come i pianeti che ruotano intorno al Sole. Il Sole è il nucleo che contiene tutta la carica positiva dell'atomo concentrata in un volume molto piccolo.